Io prima, non so, forse ci faremo funziona, no, forse Sì, non posso c'è parlare senza problema, microfono, certo, è penso che sia meglio. bello. Faremo, non so, come ci organizziamo, faremo domande e risposta? No, Oh, vuoi? no, Ah. facciamo una trattazione un po'. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti voi che siete intervenuti. Vedo tantissimi amici, chiaramente non posso nominarli uno ad uno, ne nomino tre perché sono in prima fila. Paolo e Ornella Parese da Roma, che ringrazio di essere venuti, e il preside Giannone da Salerno, quindi come vedete siamo rappresentati nord, sud, quindi centro, siamo da un po' dappertutto, quindi ringrazio tutti. La precisazione che facevamo prima sul presidente e sul vicepresidente mi dà lo spunto per salutare per l'ennesima volta un amico che non c'è più, grandissimo uomo, grandissimo meridionalista, che è Giovanni Salemi, a cui vorrei che si facesse un caloroso applauso, perché ci ha lasciato a novembre dello scorso anno. E che sarebbe stato sicuramente qui presente in mezzo a noi se fosse stato ancora. Detto questo, iniziamo a parlare delle brigantesse. Io più che il termine brigantesse preferisco brigantaggio al femminile, poi cerchiamo un po' di capire anche il perché. È difficile parlare di questo argomento, è molto impegnativo per il semplice fatto che la vulgata storiografica dominante, che ha già trattato poco e male il brigantaggio al maschile, ha trattato ancora peggio il brigantaggio al femminile. Studi più recenti sul brigantaggio al femminile, vedremo poi in seguito che datano molto, non vado molto indietro nel tempo. Quando scrissi nel 2011 questo fortunato volume sul brigantaggio post-unitario, mi ho dedicato un capitolo abbastanza stringato alle brigantesse. Però oggi me lo sono andato un po' a rileggere e ho notato una cosa che mi era sfuggita forse allora, cioè ho notato che una delle primissime testimonianze sul brigantaggio femminile risale addirittura al 1865, quando ancora infuriava la lotta armata dell'ex regno delle Due Sicilie, ed è grazie ad un diario di un certo William Moyns, che era uno strano uomo di affari inglese, che voleva, era un po' ossessionato. Si muove il Scusa, microfono. non si sente Benissimo, attenzione però, che ce la sente sotto. Allora, le prime testimonianze risalgono al 1865. Questo William Moyns era uno strano uomo di affari inglese, che aveva però la passione per il brigantaggio, quindi credeva che fosse un aspetto folcloristico, una cosa che magari era inventata o molto amplificata dai giornali del continente europeo. Venne in Italia per sperimentare e trovò ad essere rapito dalla banda Manzo nei pressi di Battipaglia, quindi scoprì che non era folklore, ma era qualcosa di veramente attuale e vivo. Venne sequestrato, restò per parecchi mesi. Quindi prima che venisse pagato il riscatto, e lì ebbe modo di vedere uno tra i primi, a mio avviso, che nelle bande brigantesche vi erano anche delle donne. E lui lascia in questo suo diario, lascia una descrizione brevissima che io vorrei leggervi, e dice: fu qui che scoprì che cinque membri della banda erano donne. Vestivano esattamente come gli uomini e portavano i capelli tagliati cortissimi. Non dimostravano affatto il temperamento selvaggio e sanguinario, come avevo sentito dire, caratterizzava le brigantesse. Perché i giornali del continente europeo davano di queste brigantesse, queste pseudo brigantesse, delle descrizioni truculente, feroci, che poi magari non corrispondevano alla realtà, perché, come disse Moens, che aveva sperimentato questa cosa, erano delle normali soldati che a stento si riconoscevano dagli uomini. Stiamo parlando del 1865, poi è passato un lunghissimo periodo di tempo prima che qualcuno si occupasse ancora delle brigantesse. Dobbiamo arrivare agli anni 30 con Jacopo Gelli, che però era un ufficiale del Regio Esercito e quindi aveva dato una descrizione in cui tutte le donne, tutte le brigantesse o quelle donne che praticavano i briganti erano drude, come diceva Claudio prima. Druda è un termine dispregiativo usato dai piemontesi, che significava donne di malaffare, sgualdrine, prostitute, insomma, ecco, chi più ne ha più ne metta.
Poi c'è qualche anno dopo Mario Monti che scrive quei due volumi che sono praticamente, però sono dei romanzi, sono dei racconti romanzati. Un primo approccio serio, attenzione che è stato detto. Dopo Mario Monti, il primo approccio serio con la tematica è di Franca Maria Trapani, perché è stata la prima, è molto importante Franca Maria Trapani, perché è la prima che enuclea la differenza fra le brigantesse e le donne dei briganti. Ecco, chiariamolo subito. Perché c'è questa differenza? Perché non tutte quelle che salgono alla montagna e si aggregano le bande brigantesche erano brigantesse, ma potevano essere donne dei briganti, ovvero sia mogli, sorelle, madri, amanti e così via di seguito. Le brigantesse vere e proprie, cioè quelle che agivano da capo e quindi determinavano le azioni alla base.